Una ragazza che spinge un passeggino sulle colline dell'infernale campo di Moria poco più di un anno fa, nel febbraio 2020, quando sull'isola di Lesbos quasi 20.000 migranti vivono in condizioni orribili. L'avevamo incontrata così, Resia, 26 anni, afghana, proveniente da un campo profughi in Iran, abbandonata dal marito, venuta da sola in Europa per cercare una cura alla grave e ignota malattia del figlio, Amir Husseini, 11 anni. Ma al piccolo ospedale di Lesbos nessuno sa darle una diagnosi. La incontriamo di nuovo a giugno, questa volta ad Atene. Ne raccontiamo di nuovo la storia. Il nostro servizio attiva una catena di solidarietà. Il professor Scarpa dell'ospedale di Udine, la Fondazione Luchetta, la comunità di Sant'Egidio, che a Lesbos ad agosto porta il suo aiuto e prepara uno dei suoi corridoi umanitari, un modo legale senza barconi e trafficanti per arrivare in Italia e nel resto d'Europa. A gennaio il miracolo sembra possibile. Incontriamo di nuovo Resia e il suo bimbo in un albergo ad Atene dove sono in isolamento Covid prima di partire per l'Italia. Ma un focolaio di varicella cambia i piani. Tutto rinviato di oltre un mese. Finalmente eccole arrivare a Fiumicino, grazie all'iniziativa di Sant'Egidio. Li accompagniamo a Trieste, due voli aerei in un giorno solo, la prima volta per Resia e suo figlio. Il viaggio in auto verso la città, l'accoglienza alla casa famiglia della Fondazione Luchetta, Ota d'Angelo, in memoria dei nostri colleghi uccisi a Mostar mentre raccontavano il conflitto nei Balcani, e di Miran Rovatin, ucciso in Somalia con Ilaria Alpi. Fondazione che da anni accoglie ed aiuta bimbi con patologie gravi provenienti da zone di guerra. Ad aspettarli c'è anche il professor Maurizio Scarpa, esperto di malattie rare, che tenterà di arginare la grave patologia del piccolo. Per questa coraggiosa ragazza e il suo bimbo comincia una nuova vita. Tutto questo solo un anno fa sembrava un sogno, diventato possibile.